Sicuramente io sono un cultore della storia, soprattutto dei classici greci, e quindi assolutamente per questo motivo. E perché ho detto questo? Perché nei mesi scorsi si è rivolta a me una forza politica, lo dico pubblicamente, la Lega, per dar loro una mano a fare prima le questioni di costituzionalità e poi fare gli emendamenti. Nel momento in cui mi hanno chiesto di far loro gli emendamenti, gliene ho mandati un 35 circa, gli ho detto fin dall'inizio: guardate, io vi farò gli emendamenti, vi aiuterò a fare gli emendamenti, altri ne avranno fatti loro, però sappiate che io su 3 o 4 argomenti non vi farò nessun emendamento, perché sono delle, diciamo, appunto dei cavalli di Troia che dal mio punto di vista, se il decreto non dovesse essere convertito, staremo tutti bene, andiamo tutti al mare, ci divertiamo. Se però dovesse essere convertito, voglio che sia convertito così, perché mi fa comodo che queste cose ci siano nell'eventuale legge di conversione, e questo è uno di quelli. Perché? Perché introduce il discorso dell'esonero, cioè la possibilità per i bambini di essere esonerati dall'effettuazione delle vaccinazioni. In che modo? Sono due i presupposti: o quello dell'intervenuta immunizzazione, oppure quello delle problematiche legate alla salute. Quello articolo 1,2 parla dell'avvenuta immunizzazione. Come può essere intervenuta l'immunizzazione? O perché un bambino ha contratto naturalmente la patologia, e allora chiedono che sia provato attraverso che cosa? Attraverso la denuncia che il medico deve aver fatto, perché la normativa vigente prevede che in caso di determinate patologie che vengano contratte, quelle appunto trasmissibili, il medico deve fare la segnalazione. Il problema è che questo molto spesso non accade. Non accade talvolta perché medico, pediatra e quant'altri sono dei negligenti, non accade perché talvolta i genitori hanno tenuto a casa il bambino semplicemente perché in una famiglia normale, se il bambino prende anche la varicella, gli orecchioni o il morbillo, ma non ha particolari complicazioni, non è che lo porti al pronto soccorso e ne fai, no, un caso nazionale. Tant'è vero che la mia generazione prendevamo il morbillo, neanche chiamavamo il medico, la famiglia, cioè lo sapevi che era quello, stava 10 giorni a casa, finita lì. Quindi molti non ce l'hanno anche per questo motivo, la segnalazione. E allora come fai, in mancanza della segnalazione, a provare che il bambino è immune? Attraverso, dicono loro, l'esame sierologico dei titoli anticorpali. È importante fare questo perché, e è una delle cose che abbiamo chiesto come associazione, come Auret, a tutti quelli che sono associati a noi, di fare. Perché, guarda caso, sia quelli che lo hanno fatto negli anni scorsi, sia quelli che lo stanno facendo in questo periodo, mi hanno contattato tantissime famiglie dicendomi: avvocato, lo sa che cosa è successo? Che andando a fare l'esame di titoli anticorpali ho scoperto che mio figlio è immune al morbillo, ho scoperto che mio figlio è immune alla varicella. Ora, se il bambino non aveva fatto precedente somministrazioni vaccinali, è evidente che la deve aver contratta, molto probabilmente. In che modo? Probabilmente anche in maniera asintomatica, perché non è detto che queste patologie debbano sempre dar luogo all'escrescenza, no, dell'esantema. Talvolta può avvenire in maniera sintomatica, e quindi ecco perché il bambino è immune. Altri potrebbero dire anche perché gli sono stati passati, no, gli anticorpi da parte della madre. Può essere possibile, più difficilmente comprovabile la cosa, però può essere possibile anche quello. Sta di fatto che ci sono tutta una serie di bambini che non sono mai stati vaccinati, apparentemente non avevano mai contratto la patologia, che però risultano immuni, e quindi è importante questo. E questo deve essere comprovato appunto da una certificazione del medico che prenda atto di quello che è l'esame sierologico. All'articolo 1,3 invece che cosa si parla? Si parla della omessa o differita in caso di accertato pericolo della salute. Come fai a sapere se il bambino ha un pericolo per la salute nell'effettuazione delle vaccinazioni? Devi verificare se il bambino ha patologie preesistenti, talvolta si sa, altre volte magari non lo sai, perché ci sono tutta una serie di patologie, soprattutto autoimmuni, che sono lungo latenti, nel senso che prima di uscire fuori, di mostrarsi, lavorano sotto banco e quindi non ce ne si rende conto, ma può anche per mesi, anni può accadere questo. Oppure possono essere in nuce, cioè il bambino potrebbe avere la predisposizione a sviluppare determinate patologie. E allora, per capire questo, che cosa si fa? Oppure potrebbe essere intollerante o allergico a certe sostanze. Per capire questo, che cosa si deve fare? Bisogna fare degli esami. E questa è l'altra parte di cose che abbiamo indicato ai nostri associati.
andate dal pediatra e depositate da una parte la richiesta di fare gli esami anticorpali, dall'altra quella di fare tutta una serie di esami. Che cosa è successo? Che nel frattempo, prima, il ministero, per evitare di spendere soldi, ha mandato una circolare dicendo ai medici: guardate, non dovete prescrivere queste cose. Le ASL si sono premurate di mandare, no, delle direttive, delle email, per dire al medico: guarda, non dovresti fare questo, questo e quest'altro. Allora, io faccio l'avvocato. Nella gerarchia delle fonti, sapete che posto hanno le circolari e le direttive? Non ce l'hanno. Cioè, per me ha molto più valore la carta nella quale vengono stampate piuttosto che quello che c'è scritto sopra. Per me quello che conta è la legge. Se tu mi dici che io, per essere esonerato, devo fare queste, devo rispondere a queste due domande, a questi due quesiti, io vado dal medico. In realtà non dovrei essere io a portargli l'esame, cioè l'elenco degli esami che devo fare, ma io dovrei andare dal mio medico o un pediatra, in questo caso, e gli dovrei dire: guardi dottore, io voglio che mio figlio sia esonerato per questo e quest'altro motivo. E il medico ti dovrebbe rispondere, se sa fare il suo mestiere. E io come faccio a stabilire se suo figlio può essere esonerato? E voi dovreste rispondere: non lo so, il medico è lei, me lo dovrebbe dire lei. Come si fa? E il medico dovrebbe rispondere, in teoria: bisogna fare degli esami. Bravo, esattamente questo. Esattamente questo. Bisogna fare degli esami, risposta esatta. Allora guardi, senza che si mette a cercarne tanti, che tanto non ci capirebbe assolutamente un tubo, gli porto già qui predisposto, guardi, l'elenco che mi ha fatto la mia associazione Auret, perché tutta una serie di medici che collaborano con Auret hanno steso questo protocollo. Ok? Quindi le risparmiamo il tempo. Ma io non lo posso fare. Perché hanno detto così? Guardi, ha detto il mio avvocato, l'avvocato di Auret, l'avvocato Mastalia, vedete, c'è anche il logo sopra all'elenco, che se lei non lo fa, io le mando domani la raccomandata con la quale le intimo di farlo, entro X giorni. Se lei non me lo fa, le faccio un esposto all'ordine dei medici, che a lei non interesserà molto, perché tanto siete tutto un culo un par di brache, come si dice. Le faccio la segnalazione alla ASL, che anche questa non le darà alcun problema, perché se ad esempio, no, tutto un culo un par di brache, però le faccio anche una denuncia penale per abuso d'ufficio per omissione, perché lei sta omettendo di fare il suo lavoro, ok? E poi faccio una causa al tribunale lavoro per essere autorizzato dal giudice a fare questi esami a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Perché il principio è questo. Uno potrebbe, molti mi hanno detto: avvocato, ma per evitare tutto questo non posso andare a fare nel laboratorio gli stessi esami? Sì, ma costano un sacco di soldi. Ok? Allora, non è solo una questione economica, ma è una questione di principio, etica. Ci sono persone che potrebbero tranquillamente, perché economicamente possono, andare in un laboratorio e farli. Ma ci sono anche quelli che non possono. Allora devono essere messi tutti nelle stesse condizioni. Vai, me li prescrivi, pago il ticket. Se ho l'esenzione dal ticket, non pago nemmeno quello. Per alcuni sì, P03. Per alcuni sì, per quelli delle titolazioni anticorpali, ma non per tutti gli altri. Ok? Quindi si possono fare e si devono fare. Se no bisogna fare così. Perché, come ho detto a più medici in questi giorni, purtroppo siamo in guerra. Come dicono i francesi, la guerra come la guerra. In guerra non ci si può andare portando la fionda nel 2017 i sassi. Magari poteva andare bene qualche migliaio d'anni fa. No? Oggi non puoi andare in guerra con la fionda ai sassi, come ha fatto Davide con Golia. No? Ci devi andare con che? Con i missili, con i missili intercontinentali, cacciabombardieri, le portaerei e quant'altro, sommergibili, nucleari, no? E questo dobbiamo fare. Io capisco che i medici e i pediatri in questo momento stanno tra l'incudine e il martello, stanno tra l'incudine del Ministero, del Servizio Sanitario Nazionale, che li vuole trattare, vuole che siano dei meri burocrati, e invece il martello dato dalle associazioni come Auret e dei genitori, che invece spingono perché loro siano dei medici. E allora devono scegliere, fare una scelta di campo, devono farci sapere definitivamente che cosa vogliono fare da grandi. Perché in tutti questi mesi, in questi anni, i medici hanno brillato per negligenza, per il fatto di essere rimasti in un cantone, per non aver alzato, tranne il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, dottor Pinza, che ha avuto l'unico presidente dell'Ordine dei Medici, avere il coraggio di dire quello che è stato fatto a Gava, con termini un po' più edulcorati, è stata una porcata. È stato l'unico, ok? Eppure devono uscire fuori. Come? Perché molti di loro, se voi considerate che in Italia ci sono circa 10.000 omeopati, e gli omeopati tendenzialmente la pensano tutti come noi, o almeno il 90%.
Quindi vuol dire che ci sono solo loro, almeno 9.000 che la pensano come noi. E che sono i primi che pagheranno questa cosa. Perché se loro continuano a rimanere nascosti, mentre colpiscono gli altri, mentre fanno sì che vengano colpiti i 120 che avevano firmato il documento famoso di qualche anno fa, che cosa succederà? Che adesso colpiscono quelli, domani continueranno con gli omeopati e poi via tutti a giro. Invece, se usciranno, i medici avranno il coraggio civico di difendere non tanto noi stessi, quanto la loro professione, quella per la quale hanno studiato, allora forse si salveranno tutti, salveranno anche noi. Perché il discorso è che se invece continueranno a fare così, diventeranno dei meri burocrati. Perché nel momento in cui il medico non risponde all'esigenza del bambino che si trova di fronte a sé o dell'adulto che si trova davanti a sé, quando il medico smetterà di decidere in base al caso clinico che ha di fronte, in base agli esami che gli ha fatto fare, e si atterrà solo ed esclusivamente alle linee guida, alle direttive, alle circolari e quant'altro, non sarà più un medico. Sarà un burocrate. Noi non abbiamo bisogno dei burocrati. Allora noi, come Auret e spero come genitori, siamo disposti ad aiutarli nella misura in cui anche loro saranno disposti ad aiutare noi. Una mano lava l'altra, diceva, noi dobbiamo combattere insieme con una classe forense che è stata troppo nascosta anch'essa, perché anche gli avvocati hanno le loro colpe, perché in un paese dove avvengono certi scempi del diritto sarebbe lecito attendersi una presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale Forense, dei vari ordini, dire ma che cosa state facendo? È una legge completamente piena di illegittimità costituzionali, di violazioni nei confronti di trattati internazionali. Non ho sentito dire questo. La stampa, abbiamo già detto quello che era, quindi. Andando avanti, andiamo a vedere la disciplina differenziata tra 06 e 716, tanto per andare un po' più velocemente. Asili nido e scuole materne hanno utilizzato una terminologia molto più vaga, hanno parlato di altro, non hanno specificato asili nido e scuole materne, ma comunque parliamo di asili nido e scuole materne. Che cosa devono fare i genitori di questi bambini? Entro il 10 settembre devono depositare la documentazione richiesta dalla legge. Qual è la documentazione richiesta? È o la documentazione che attesti l'intervenuta vaccinazione del bambino, e quindi sono o il tesserino delle vaccinazioni o il certificato vaccinale richiesto alla ASL. In alternativa che cosa? L'esonero, come abbiamo detto prima, che può essere l'esonero per intervenuta immunizzazione, e allora è necessario produrre quegli esami o produrre la denuncia fatta dal medico, produrre i titoli anticorpali, eccetera. Oppure l'esonero per i problemi di salute, o il differimento per problemi di salute. E in questo caso ci vogliono le prove, ci vuole un certificato proveniente da chi? Non da un medico qualsiasi, neanche da uno specialista, ma dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. In questo caso, essendo 06, parliamo quasi esclusivamente di pediatri. Perché è possibile fare il passaggio da ai bambini da 0 a 14 sono ricompresi nell'ambito della pediatria. Questo può essere esteso fino ai 16 anni facendo richiesta, ma per contro può essere richiesto al momento in cui si arrivano al sesto anno di età, può essere richiesto il passaggio dal pediatra al medico. Però parliamo di 06, quindi la stragrande maggioranza parliamo di pediatria, quindi del pediatra. Quindi dovrà essere il pediatra di libera scelta, in questo caso lo 06, a certificare che il bambino deve essere esonerato per motivi di salute oppure devono essere differite le vaccinazioni per motivi di salute, e abbiamo visto prima. Altra cosa, invece, altra documentazione alternativa qual è? L'autocertificazione contenente la richiesta fatta alla ASL della vaccinazione. Molti mi hanno chiesto in questo periodo, ma io avvocato, se faccio una dichiarazione in questo senso, che voglio fare le vaccinazioni, poi nel momento in cui mi chiamano alla ASL non le faccio più, ho dichiarato il falso? No. Per quale motivo? Perché si tratta, ancorché in maniera molto 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 blanda e molto molto lontana da quella che è la realtà e dal diritto, di una forma di consenso. Allora, il consenso può essere rilasciato o può essere revocato in qualsiasi momento. Per fare un esempio, se qualcuno deve essere operato, il giorno prima, due giorni prima, arriveranno a farvi fare a ricevere il vostro consenso all'intervento, quindi vi dovranno spiegare perché vi fanno l'intervento, questo in teoria, naturalmente, perché dato che poi tengo convegni da una vita sul consenso informato e sulla responsabilità medica per medici e avvocati, poi qui si apre tutto un altro mondo, però
Se fossimo un paese normale, vi arriverebbe il medico e chiederebbe il vostro consenso spiegandovi per filo e per segno in che cosa consiste l'intervento, quali alternative a quel tipo di intervento c'erano, quali sono i rischi, quali sono i benefici di quell'intervento. E quindi alla fine voi dovreste dare il consenso, un consenso che, avendovi spiegato tutto bene, è informato. In tutti gli altri casi è solo un consenso estorto, in quanto non è informato, e quindi non è un consenso. Anche una volta dato il consenso, se il giorno dopo andate in sala operatoria, fin tanto che non arriva l'anestesista, che vi mette dentro tutto quello che vi deve mettere dentro, e voi perdete la coscienza, fino a un attimo prima di perdere coscienza, se voi dite, no guardate ho scherzato, non se ne fa più niente, non mi voglio più operare, a parte una serie di insulti, di improperi e quant'altro da parte dei medici, ma loro che cosa devono fare? Vi devono impacchettare e vi devono riportare in camera. Perché il consenso, come viene dato, può essere revocato in qualsiasi momento e nessuno può sindacarlo. Quindi anche in questo caso, se voi avete dato astrattamente un consenso all'effettuazione delle vaccinazioni, lo potete revocare in qualsiasi momento, tanto più che il consenso, per essere valido, qualcuno glielo dovrebbe spiegare a questi signori, non può essere richiesto mesi prima. Perché a voi, a uno che si deve operare a dicembre, che ne so, per un tumore allo stomaco, non gli potete raccogliere il consenso ad agosto, perché ad agosto non si sa che cosa gli passava per la testa, in positivo o in negativo, ma deve essere raccolto nel momento stesso. Non potendolo fare 10 minuti prima di entrare in sala operatoria, lo raccogli la mattina per il pomeriggio, il giorno prima o 2 giorni prima, questo è un consenso. Se voi lo raccogliete un mese prima, quando viene a fare il check-in dei vari esami, eccetera, eccetera, preospedalizzazione, non va più bene, perché è passato un mese tanto per quello che può passare sulla testa di una persona. Quindi figuriamoci un consenso dato agosto, settembre, che poi magari vi chiamano fra un mese, 2 mesi. Non è un consenso, ok? Analogamente, come è successo, che mi hanno chiamato in questi giorni, mi hanno scritto, per quanto riguarda quei foglietti che le scuole, tutti gli anni, solo che gli altri anni nessuno ci faceva caso, ma quest'anno iniziano a farci caso tutti, vi riportano e che vi chiedono all'inizio dell'anno o addirittura all'inizio del ciclo scolastico, che ne so, in prima elementare, vi vale per 5 anni, vi chiedono l'autorizzazione a poter utilizzare, no, le immagini di vostro figlio e quant'altro, poterle diffondere, farci filmini, eccetera, 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 e magari anche l'autorizzazione a poter intrattenere i rapporti con le ASL al fine di fare questo, questo e quest'altro, e magari ci potrebbero entrare anche questi. Allora, naturalmente questo non è un consenso estorto, per il motivo che vi ho spiegato prima. Non vi hanno spiegato, è assolutamente generico. Tu non mi puoi chiedere, io dammi un consenso in senso lato a tutto quello che io farò, che ne so, con le immagini di tuo figlio, no. Come non puoi ricevere un consenso valido dicendomi tutte le attività che io farò con le ASL, no. Di volta in volta me lo chiedi, è una rottura di scatole, ognuno ha le sue. Ok? Cioè, ti sei scelto questa professione, giustamente, no? Abbiamo in aula anche dei presidi, ognuno ha le sue, purtroppo, no? Ne abbiamo parlato anche prima, e quindi ognuno deve portare avanti. Dopo, purtroppo i presidi ne avevano tante già di loro, l'hanno caricate di queste che non dovevano neanche avere, e quindi li capisco bene. Quindi, in questo caso il consenso non è naturalmente valido. Mi hanno detto, ma io che l'ho dato 1 anno, 2 anni fa, che cosa posso fare? Una bella raccomandata, e dici che revochi i consensi, punto. E ne devono prendere atto, non è che è in discussione, lo revoco, punto, ok? Quindi, poi, un'altra possibilità è sempre un'autocertificazione che dica che cosa però? Che dica quello che è il percorso che abbiamo individuato come AURET, parlando tra avvocati, referenti regionali, dirigenti di AURET, medici, eccetera, eccetera, il percorso più o meno è questo. Di avere già individuato gli esami da fare, questi esami sono, l'elenco è già stato mandato alle famiglie, le famiglie l'hanno già chiesto ai pediatri, se hanno risposto sì bene, se hanno risposto no è partita la raccomandata, quindi quando arriveremo lì, in realtà nei prossimi giorni noi invieremo le linee guida che abbiamo realizzato come AURET, che prevederanno anche il fatto che nei prossimi giorni, ai primi di settembre, la famiglia invii alla scuola di riferimento una lettera raccomandata con la quale chiederà alla scuola se è attrezzata per una determinata tipo di attività,
che riguarda anche la privacy. Quindi qualora la scuola dovesse rispondere di sì, allora dovrebbero essere inviati i dati. Qualora la scuola dovesse rispondere di non essere in linea con quella che è la normativa sulla privacy, non si invia niente. Per il semplice motivo che si tratta di dati assolutamente particolari, di grandissima sensibilità, di più alta sensibilità che esistono al mondo, perché sono sanitari e relativi a bambini, per cui se tu non sei in linea con la normativa sulla privacy non te li mando. Poi ci saranno tutta una serie di altre indicazioni in ordine alla violazione della normativa, sia con quella che è la Carta Costituzionale, sia con una serie di trattati a livello internazionale. E che cosa comportano? La violazione di determinati trattati a livello internazionale comporta in teoria la possibilità per un soggetto che è lo Stato, che è espressione dello Stato, di poterlo disapplicare. Non solo il giudice, che può disapplicare automaticamente una norma quando è in contrasto con certe norme internazionali, ma lo potrebbe fare anche chi? Chi è espressione dello Stato? Lo potrebbe fare il sindaco, lo potrebbe fare anche il dirigente scolastico probabilmente. E noi punteremo anche su questo, perché questo, ripeto, è una battaglia che dobbiamo, nella quale ognuno deve prendere una scelta, deve fare una scelta di campo. E allora devono capire i medici, i direttori scolastici, i sindaci, che non c'è da una parte un'incudine del Ministero, del Servizio Sanitario Nazionale o del MIUR che incute timore, e dall'altra parte ci sono un branco di disperati che non sanno che cosa fare, ma ci sono da una parte sempre l'incudine dei ministeri, del Servizio Sanitario Nazionale, ma dall'altra parte c'è un martello che attuerà tutta una serie di strategie anche giuridiche, penali, civili, amministrativi, internazionali e quant'altro, per giungere alla tutela dei diritti dei bambini e dei loro genitori. Quindi tu sei tra l'incudine e un martello, e ogni scelta che tu prenderai dovrai sapere che avrà delle ripercussioni, alcune positive, altre negative. Vediamo, fai una scelta di campo, noi facciamo la nostra, loro dovranno fare la loro. Quindi si dovrà provvedere, in teoria, se si fa in tempo, per quello che è il nostro protocollo, ad inviare la documentazione entro il 10. In questo periodo ci sono state molte scuole o anche comuni che hanno invitato in realtà i bambini e i genitori ad inviare la documentazione prima del tempo dovuto. Allora, fin tanto che ve lo chiedono con cortesia, no? Per favore mi mandi la documentazione invece che il 10 qualche giorno prima, tu altrettanto cortesemente gli rispondi no. Quando invece ve lo chiedono con arroganza, come hanno fatto a Piacenza, che hanno mandato le raccomandate, no? Datate 21, spedite il 25, arrivate il 28, nelle quali c'era scritto che dovevano depositare entro il 28 la documentazione, a pena dell'esclusione. Allora abbiamo fatto subito ieri un comunicato stampa e abbiamo detto, non è che gli rispondete cortesemente, no, proprio no, proprio no. Te le porto il 10, peccato che è domenica, perché se no se chiudevano, che ne so, alle 16, no, te le porto alle 10.59, però se uno c'ha un fax, se uno c'ha una PEC, te le mando alle 23.59 del 10, ok? Perché è una guerra, e la guerra, come ho detto prima, va combattuta con tutti i mezzi. Allora io devo sfruttare quelli che la legge mi mette a mia disposizione. Io ho un termine che è il 10, tu non puoi, nella tua autonomia, perché ti alzi la mattina, perché ti conviene, impormi, non chiedermi cortesemente, ma impormi di depositarli entro il 28 a pena di esclusione. Ma escludimi subito, non vedo l'ora, perché ti faccio causa e spero di rovinarti, oltre a denunciarti per abuso d'ufficio, perché hai fatto una cosa che è assolutamente illegittima e non puoi fare, perché è contro la legge. È una guerra, e in guerra ci si diverte talvolta. Quindi l'autocertificazione, d'altra parte uno che è avvocato in guerra, cioè io poi che ho 5 anni di carriera militare, sono stato sottufficiale dei carabinieri al nucleo operativo di Olbia, ho fatto l'accademia militare, capite bene che per me la guerra è di casa, insomma, no? Sono nato pronto, come direbbe qualcuno. L'autocertificazione quindi può essere quella, ma può essere l'autocertificazione come faremo fare, indicheremo di fare alle famiglie dei nostri associati che decidono di seguire integralmente il nostro percorso, e diremo guardate, io, e lo manderanno entro il 10, non sono ancora in condizione di dirvi se vaccinerò o meno mio figlio, se mio figlio può essere esonerato o meno, perché?
perché ho richiesto gli esami, sono in attesa di fare gli esami, oppure il medico mi ha detto di no e quindi sono in causa per questo, per cui fin tanto che non avrò in mano tutti gli esami non potrò dirvi se posso vaccinare o meno mio figlio. Questo può essere causa di esclusione? Può essere causa di esclusione se ci sono dei direttori didattici particolarmente in linea con la legge e prenderemo le conseguenze del caso. Sta di fatto che, a mia modestissima opinione, ma è stata confermata poi da tutti gli altri, un genitore, per me, come ho detto in tanti convegni, perché chi mi segue da anni sa che io in tutti i convegni che ho fatto, partecipazioni televisive, radiofoniche, in tutti gli articoli che ho scritto sulle riviste di carta stampata, in internet, non avete mai sbagliato di quella decisione, sarete sempre solo voi. Quindi nessuno si può arrogare il diritto neanche di venire a dirvi che cosa dovete fare, perché è una vergogna, nessuno, né in positivo né in negativo. Per me, però, i genitori, per essere dei bravi genitori, dei genitori responsabili, si è parlato di responsabilità genitoriale, quella che aveva patria potestà genitoriale, adesso si chiama responsabilità genitoriale. Per me un genitore dimostra di essere responsabile nel momento in cui si informa, studia e poi cerca di recepire attraverso gli esami di capire lo stato di salute di suo figlio. Se poi una volta che il genitore ha studiato e conosce lo stato immunitario del figlio e conosce tutta quella che è lo stato di salute del bambino, a quel punto qualunque sia la decisione che prende in ordine alla vaccinazione sarà sempre la decisione giusta, sia che decida di vaccinarlo sia che decida di non vaccinarlo, perché a me non interessa che uno vaccini o non vaccini il figlio, a me interessa, da padre responsabile ancora prima che da avvocato, che uno si informi. La decisione è la tua, non mi interessa quale sarà, però ti devi informare, perché allora così sei un genitore responsabile. Se invece tu non ti informi, non sai niente della salute di tuo figlio e decidi di vaccinare o non vaccinare tuo figlio, non sei secondo me un genitore responsabile. Ok? Allora, per essere un genitore responsabile non solo hai il diritto di sapere com'è la salute di tuo figlio, ma hai il dovere di saperlo. E allora, in questo qui, nella autocertificazione c'è scritto questo: io sono un genitore responsabile e io ho il dovere, prima di prendere la decisione di mio figlio, di sapere se quella decisione può essere giusta o sbagliata, di limitare quanto più possibile le possibilità di sbagliare. Dopo, lo sbaglio non si potrà mai limitare integralmente, la perfezione non è dell'uomo e di Dio, per chi crede, no? E noi non siamo Dio, neanche ci avviciniamo, però dobbiamo cercare di tendere alla perfezione, cioè di fare in modo di eliminare quasi integralmente le possibilità di far male al nostro figlio, e questo rientra in quell'ottica. Ricevuta la documentazione, il direttore didattico ha 10 giorni di tempo per inviarla alla ASL. La ASL recepirà questa documentazione in teoria entro 10 giorni, dovrebbe poi dire alla scuola che se il bambino è immunizzato o immunizzato, se deve essere stato vaccinato o meno. Perché? Perché un dirigente scolastico, gli arrivi la documentazione, non è in grado di stabilire, guardando un certificato delle vaccinazioni, un testino delle vaccinazioni, se quel bambino è in linea o meno con le vaccinazioni. Neanche gli compete come decisione. Per cui la manda l'ASL valuta queste cose e dice al direttore. E quindi già sarà passato del tempo nel quale il bambino in teoria dovrebbe essere a scuola. Bambini che, tra l'altro, se erano già iscritti l'anno precedente o gli anni precedenti, hanno già maturato un diritto, c'è un diritto acquisito, hanno maturato il diritto a proseguire in quel percorso scolastico che hanno già iniziato. In base a che cosa tu li vai a discriminare così? Improvvisamente dici che non posso andare più a scuola, come fino a ieri sì. È come in una partita di calcio, se durante la partita improvvisamente si cambiano le regole del gioco, si toglie il fuorigioco. Oppure si annulla un gol fatto di testa perché improvvisamente il colpo di testa è come il fallo di mano. Non lo puoi cambiare in corso di partita, no? A bocce ferme, finita la partita, finito il percorso di studi, potrai fare questo. Allora, avrebbero potuto fare questo per i bambini che si iscrivevano per la prima volta e non tanto in questo anno scolastico, perché come vedete è un gran marasma. Per quelli che si iscrivono la prima volta a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Questo nella follia completa di un decreto di una legge che sono una vergogna, avrebbe avuto un minimo di senso. Così invece siamo alla follia più completa, nel marasma più completo, nel quale per esempio abbiamo alcune regioni, oppure la provincia di Bolzano, che ha già detto
che da quest'anno non verrà escluso nessuno a scuola. Ma non per un'interpretazione data alla normativa, come nei giorni scorsi è apparso su Orizzonte Scuola, mi pare, no? Qualcosa del genere. No, un sito dove si parla appunto di istruzione, di scuola, eccetera, eccetera, nella quale è apparsa una interpretazione assolutamente personale di chi l'ha scritta, in base alla quale per 2 anni praticamente tutti possono andare a scuola. Allora, sappiate da avvocato, da giurista, che quella è una castroneria. Nel senso, quella non risponde a quello che c'è scritto nella legge. Se poi il legislatore, le regioni, eccetera, eccetera, dovessero, prendendo atto del marasma che hanno creato, dire, vabbè, alziamo per un attimo bandiera bianca e facciamo, no, un attimo con calma, partiamo dal prossimo anno, fra 2 anni, allora va bene, ma sappiate che sarà una cosa che prenderanno in futuro, perché nella legge non c'è scritto questo. Ogni elucubrazione mentale nella quale gli italiani più di qualsiasi altro popolo sono bravissimi, e anche gli avvocati italiani, tant'è vero che i miei colleghi esteri quando ci parlo mi dicono che è un bravo avvocato in Italia, all'estero si diverte, nel senso che siamo talmente abituati a parlare anche del sesso degli angeli, a fare le peggiori elucubrazioni mentali, a mettere in discussione tutto il contrario di tutto, che quando vai all'estero e ti trovi di fronte delle realtà che sono oggettive, se non sei così stupido a cercare di mettere in discussione anche quelle che andava a fare le figuracce, cioè tu sei abituato, è come uno che vive nei quartieri spagnoli a Napoli, che è abituato, che ne so, a uscire, no, e affrontare le peggiori difficoltà della vita, e improvvisamente lo mette ai parioli, tranquillo, cioè vive la grande, capito? Quindi questa disciplina 06, quindi in teoria ci dovrebbe essere l'esclusione prevista per chi, e noi invitiamo tutti a non farlo, dovesse dire no, io non lo vaccino fin d'ora. Quindi o seguite il nostro percorso, oppure uno può dire ho preso appuntamento con la ASL, fatto salvo poi che a quel momento potrai anche dire che hai cambiato idea legittimamente, perché non hai commesso nessun reato. E per quanto riguarda le sanzioni quando saranno erogate? Saranno erogate in un momento successivo, nel senso che una volta arrivate alla ASL, la ASL prenderà atto di chi non ha effettuato le vaccinazioni, inviterà i genitori ad un colloquio. Se in seguito a questo colloquio i genitori dovessero aderire al piano vaccinale, allora inizieranno col piano vaccinale effettuando le vaccinazioni. Qualora i genitori dovessero confermare di non voler sottoporre il bambino alle vaccinazioni, a quel punto saranno irrogate le sanzioni. Ho letto di tutto sulle sanzioni. Cioè, ognuno che si alza la mattina dà una sua interpretazione delle sanzioni. Un'interpretazione che dovrebbe essere abbastanza in linea con la logica oltre che col diritto, poi vedremo quello che faranno loro, è questa: dato che le sanzioni sono da 100 a 500 euro, in base alla legge 689 le sanzioni applicate nel caso concreto dovrebbero andare dal doppio del minimo a un terzo del massimo, quindi un terzo del massimo sarebbero 166,67 euro, il doppio del minimo sarebbero 200 euro, quindi tra 166,67 e 200 euro. L'interpretazione che hanno dato con la circolare è quella che non saranno per ogni vaccino inteso come singola dose, ma l'esavalente sarebbe un vaccino, l'MPR sarebbe un vaccino. Questo non sarà ripetuto per tutti gli anni, ma dovrebbe essere ripetuto per ogni ciclo vaccinale che uno non fa. Quindi, se sono previsti 3 cicli di esavalente, questo potrà essere riprodotto per 3 volte. Secondo loro bisognerebbe anche però aumentare il valore delle sanzioni in virtù di quanto è grave la violazione fatta, quindi l'esavalente è più grave del trivalente, per cui magari ti posso aumentare quella del... cioè capite bene che vedremo, lo scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti. Questa è però quella che vi ho dato io, l'interpretazione secondo la legge, poi ci dovremo divertire perché io vi dico quella che è la legge, poi vedremo quello che diranno loro. Per quanto riguarda la disciplina 06 non c'è nient'altro. Ah, naturalmente la cosa grave qual è? È che molti genitori, presi dalla foga, dalla frenesia, no? Spinti anche da alcuni direttori didattici che già da giugno avevano mandato le raccomandate, gli inviti a dire se uno vaccinava o non vaccinava, alcuni mettendoci 12 vaccini, alcuni mettendoci non solo i 12 vaccini obbligatori all'epoca, ma successivamente mettendoci anche quelli raccomandati, cioè capite, delle cose aberranti, no? Perché evidentemente non avevano niente di meglio da fare, perché dato che invece molti presidi sono lamentati, dobbiamo fare tante cose e ci impongono anche di fare questi, oltre quello che è il nostro compito normale, non ce la possiamo fare, giustamente si lamentano, ci sono altri loro colleghi che invece a giugno evidentemente non avevano niente di meglio da fare e hanno iniziato a mandare delle lettere a vacca, e quindi anche questi dovrebbero prenderli in considerazione. Quindi
quelli hanno sbagliato e adesso è difficile anche tornare indietro. Ci sono persone che hanno tolto l'iscrizione dei propri figli, così presi dalla frenesia, altri hanno mandato la lettera dicendo no, io non lo vaccino. Che cosa vuoi fare? Cioè, bisogna aspettare nella vita. Se hai un termine per poter adempiere, fare o non fare una cosa, devi seguire quello. Se c'è la legge che ti impone quello, ma soprattutto finché c'è un decreto che non è convertito in legge, dove vai? Cosa fai? Aspetta se che viene convertito, quantomeno. Una volta che è stato convertito, sto casino, pensate se non fosse stato convertito. A parte che non saremmo più a morire di caldo, tutti quanti, e saremmo tutti a divertirci altrove, magari a fare il bagno al mare. Però staremmo tutti molto meglio. Sicuramente quelli però avrebbero fatto una cavolata, avrebbero tolto il figlio, assurdo. Per quanto riguarda invece la disciplina dei 7-16, per quanto riguarda gli obblighi, cioè la documentazione da dare, la procedura che noi indichiamo è la medesima. Naturalmente qui viene a mancare fortunatamente quella che è la sanzione più grave, che non è quella pecuniaria, ma è quella dell'esclusione del bambino a scuola. Quindi i bambini 7-16 non hanno alcun timore di poter essere esclusi da scuola, e questo è assolutamente fondamentale. Ci potranno essere eventualmente le sanzioni e su quelle agiremo. Vorrei ricordare che per poter impugnare la sanzione, naturalmente noi diremo a tutti di impugnare le sanzioni per tutta una serie di motivi, anche perché oltretutto anche questo può essere il modo per sollevare in via incidentale la questione di costituzionalità, anche nell'ambito del giudizio davanti al giudice pace, in teoria. Per impugnare la sanzione, però la sanzione non deve essere stata pagata. Quindi, come avviene anche per le altre tipi di sanzioni, per una contravvenzione al codice della strada, se avete intenzione di impugnare la multa, chiamiamola multa, la contravvenzione, allora non dovete pagarla, perché il pagamento della sanzione rende irricevibile il ricorso, non è possibile fare ricorso. E questo è l'unico motivo serio, l'unico, per non pagare la sanzione. Non, come è stato detto, ho letto, no, che è stato detto da altri, è scritto da altri, che questo, il pagamento della sanzione potrebbe costituire un riconoscimento di aver sbagliato e conseguentemente essere interpretato in maniera negativa da parte del Tribunale dei Minori. A parte il fatto che bisogna vedere se ci si arriverà mai al Tribunale dei Minori, perché in tutti questi anni quelli che hanno seguito l'iter di Auret, nessuno è mai arrivato davanti al Tribunale dei Minori, quindi merito degli avvocati che in questi anni hanno fatto delle cause che sono arrivati davanti al Tribunale dei Minori e hanno ottenuto delle sentenze positive, perché sono assolutamente buone e hanno fatto del bene, ma io ritengo che come Auret di aver fatto un servizio forse migliore ai genitori non avendoli mai fatti arrivare davanti al Tribunale dei Minori. Quindi tutte le cause che ho seguito davanti al Tribunale dei Minori erano relative a genitori che non avevano fatto alcun dissenso o che le abbiamo prese in itinere. Quelli che in questi anni, centinaia e centinaia di famiglie in tutta Italia, hanno seguito il nostro video, nessuno è mai arrivato davanti al Tribunale dei Minori. E vi posso assicurare che davanti al Tribunale dei Minori, che non è da questo punto di vista diverso dagli altri tribunali, soprattutto non è diverso dal resto della pubblica amministrazione, la mano destra non sa che cosa fa la sinistra. Quindi sinceramente pensare che il Tribunale dei Minori vi venga a chiedere se avete pagato o meno la sanzione è francamente ridicolo. Dal mio punto di vista lo ritengo una sciocchezza, però ognuno ha le sue opinioni. Quindi non deve essere impugnata, il termine in questo caso di scadenza è quello del 30 ottobre, anche in questo caso il 31 ottobre, scusate, a fine ottobre. Anche in questo caso sono già arrivati inviti a presentarli prima, magari entro il 10 settembre anche quelli. Come ho detto prima, chiedere è legittimo, rispondere è cortesia, se me lo chiedi cortesemente, se me lo chiedi come imposizione neanche ne discutiamo. Non penso ci sia nient'altro da dire, questa è quella precedente. La cosa più importante è questa, dopo lascio spazio alle domande. Le vaccinazioni sono obbligatorie, ma come per le quattro vaccinazioni che erano obbligatorie prima, ricordatevi che sono obbligatorie ma non coercibili. Ancora continuano a scrivermi e a telefonarmi persone che mi dicono: avvocato, non voglio che vaccinino mio figlio. Tuo figlio, se non lo volete vaccinare, te, tuo marito, te, tua moglie, non lo vaccina nessuno. Cioè non è che possono venire a casa vostra e vaccinare vostro figlio. Non sono coercibili. Non è previsto dalla legge, ma non sarebbe potuto essere previsto da nessuna norma. Perché sarebbe ancor più incostituzionale, in violazione di qualsiasi legge a livello internazionale. Nessuno vi può obbligare a un trattamento sanitario contro la vostra volontà, a meno che non si tratti di un TSO.
trattamento sanitario obbligatorio per il quale ci vogliono ben altri requisiti, ok? E che non può essere disposto con un provvedimento normativo che è generale ed astratto, ma deve essere preso con il caso concreto, esattamente come la valutazione sulla responsabilità genitoriale, che hanno fatto credere anche qui di averci dato il contentino, hanno tolto dal decreto e quindi dalla legge il fatto di la segnalazione davanti al tribunale minori. Non ce ne può fregare di meno del fatto che ci fosse o meno, perché era comunque illegittima, perché la valutazione sulla responsabilità genitoriale è una valutazione nel caso di specie che spetta solo al giudice e agli assistenti sociali in quel caso di specie, perché la mancata vaccinazione in sé non è un problema, diventa un problema nel momento in cui alla mancata vaccinazione, questa è lo specchio di un disinteresse dei genitori complessivo nei confronti del bambino, quindi vai a vedere che quelli non hanno vaccinato e scopri che in realtà non amano il bambino, non lo curano, non lo portano dal pediatra, non lo amano, non lo nutrono bene, vive in una casa fatiscente, lo trattano male, magari sottoposto a sevizie, magari no, sottoposto ad abusi di ogni tipo, o magari non vive una vita da bambino ma viene mandato in giro a rubare, a fare gli scippi o a lavorare. Allora queste sono problematiche che investono il Tribunale dei Minori, in base alle quali il Tribunale dei Minori può prendere provvedimenti di sospensione o di revoca della responsabilità genitoriale, non certo perché una legge vergogna scrive che ci debba essere una segnalazione in linea generale, non esiste, ok? Quindi da questo abbiamo visto tutte le varie possibilità, questi sono l'elenco degli esami, vi voglio far vedere un attimo, questi sono l'elenco degli esami per l'esonero per l'immunizzazione naturale, sono le titolazioni anticorpali, questi poi accertato pericolo per la salute, sono tutta una serie di esami che abbiamo richiesto, che abbiamo stilato insieme con i nostri medici, oltre in fondo vedete allergie e intolleranze, che è assolutamente fondamentale perché all'interno dei vaccini ci sono tutta una serie di sostanze, non solo i metalli, ma anche la formaldeide, ma anche, come avete sentito prima, a parte le cellule dei feti abortiti, ma ci sono le proteine delle uova dove vengono coltivati, ci potrebbe essere qualcuno intollerante alle uova, allergico alle uova, analogamente ci sono gli antibiotici, qualcuno potrebbe essere allergico o intollerante a determinati farmaci, compresi gli antibiotici, quindi è importante saperlo. Agire in giudizio, le cose fondamentali, questo ve l'ho detto, modulo di dissenso, anche in questo caso non firmate mai i moduli di dissenso, né quelli che vi arrivano dalla ASL, nel caso dei moduli di dissenso, né tantomeno quelli per l'autodichiarazione. Cercate di stilare dei vostri moduli, se avete delle associazioni di riferimento, come per esempio Auret, siamo noi a fornirli gratuitamente. In questo provvedimento di incostituzionalità, ne abbiamo parlato, abbiamo visto articolo 32 secondo comma della Costituzione per quanto riguarda il diritto alla salute, l'articolo 34 per quanto riguarda il diritto allo studio, l'articolo 2, 3, 6, 11, 16, 23, quant'altri della Costituzione, l'articolo 77 per quanto riguarda il fatto che il decreto è stato preso in aperta violazione dell'articolo 77 perché non c'era nessun caso straordinario di necessità e urgenza, non perché lo dico io ma perché l'ha detto il Presidente del Consiglio uscendo quando l'aveva appena votato, quindi un autogol pauroso, in un altro paese avrebbe avuto delle conseguenze, in Italia no. Azione in sede penale, azione in sede comunitaria, internazionale, disciplina per le scuole, queste sono le ultime circolari, come vi ho detto prima sapete cosa penso delle circolari, i prossimi come ha detto Alessandro a essere colpiti, già in parte è stato fatto, ci sono medici, paramedici, insegnanti, personale non docente ai quali è stata richiesta l'autocertificazione di aver fatto determinati esami, a me sinceramente come genitore questa autocertificazione non interessa, per me è tanto non essere, avrebbero detto i latini, perché non risponde a quelle che sono le mie esigenze. Tu per quanto riguarda mio figlio non ti basi sulla mera autocertificazione ma vuoi che all'autocertificazione faccia seguito entro marzo il deposito dei documenti, e allora io voglio che altrettanto sia fatto per loro, ovvero sia che l'autodichiarazione faccia seguito poi il deposito dei documenti che attestino il fatto di essere non solo vaccinati ma io direi qualcosa in più, direi immunizzati, perché dato che tu per avere l'esonero da mio figlio vuoi che faccia le titolazioni anticorpali, allora io voglio che i medici,
i paramedici, gli insegnanti, il personale non docente non abbiano semplicemente il tesserino delle vaccinazioni fatte, ma voglio che a quello corrisponda l'immunizzazione. Se è vero, come dici te, che vuoi rispondere all'immunità di gregge, che per me è una bufala, ma per te, se conta, devi essere coerente con quello. Questo è quello che vi dicevo di Bolzano, che hanno già detto che il 2017-2018 inizierà senza alcuna restrizione per tutti i bambini. Di là, invece, per quanto riguarda Treviso, la ASL che ha già detto che non sarà in grado di rispondere a questo e quindi conseguentemente anche la regione dovrà prendere provvedimenti in quel senso. Avete sentito prima che non siamo soli in questo pensiero, in questo modo di pensare dal punto di vista giuridico. Avete sentito prima il presidente Ferdinando Imposimato, che ricordo è uno di quelli che ha fatto la storia di questo paese. Per quale motivo? Forse quelli che hanno un'età più avanzata lo ricorderanno. Ferdinando Imposimato è stato giudice istruttore in alcuni dei più grandi processi della storia d'Italia. È stato giudice istruttore nel processo alle Brigate Rosse per l'omicidio di Aldo Moro, è stato giudice istruttore nel processo alle Brigate Rosse per l'omicidio di Vittorio Pasteri, oltre ad altri importanti processi, ed è presidente emerito della Corte di Cassazione. Quest'altro invece è il dottor Paolo Maddalena, che è presidente emerito della Corte Costituzionale. Andate a leggere quello che ha scritto il dottor Maddalena in ordine a questo decreto e poi legge, la pensa esattamente come noi. E per me è stato un motivo di grandissimo orgoglio, vi devo dire la verità, dato che io da anni e soprattutto in questi mesi andavo ripetendo queste cose, il fatto che non sia stato io solo a dirle, ma aver trovato anche certe personalità del diritto, non giornalisti o medici, che hanno detto le stesse cose che dicevo io da anni, per me è stato un motivo di grandissimo orgoglio. Questo è invece il dottor Beniamino De Itta, già procuratore generale di Firenze, da anni presidente della Scuola Superiore della Magistratura, la scuola che forma i magistrati in Italia. Non ho sentito fare delle dichiarazioni, forse mi è sfuggito recentemente negli ultimi mesi in ordine al decreto e poi alla legge, ma andate a leggere che cosa diceva negli anni scorsi, un paio d'anni fa, in merito all'obbligo vaccinale. Diceva esattamente quello che diciamo noi e quindi penso e spero che sia rimasto coerente con quello che diceva allora. Quindi siamo di fronte a uno Stato assoluto o a uno Stato democratico? In teoria dovremmo essere uno Stato democratico nel quale i cittadini hanno dei diritti sin dalla nascita, dei diritti propri, portatori di diritti in sé per sé, mentre invece mi pare che l'Italia sia tornata ad essere uno Stato assoluto, come eravamo all'epoca del ventennio fascista, ma come eravamo in realtà in tutto il periodo del Regno Sabaudo. Perché? Perché in quel periodo, come ogni Stato assoluto, non avevamo dei cittadini. Le persone non erano dei civis, dei cittadini portatori di diritti, ma erano semplicemente delle persone, dei sudditi, che avevano i diritti che il sovrano riconosceva loro, che può sembrare la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Avevamo una Costituzione, in teoria, che era lo Statuto Albertino, ma era diametralmente opposta dalla nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione ce la siamo creata noi come cittadini liberi. Lo Statuto Albertino ci era stato concesso dal sovrano. Ebbene, in questo rapporto tra cittadini e sudditi non è la prima volta che accade, ha avuto l'effetto innanzitutto di mettere i pochi cittadini informati, che sono sempre di più però fortunatamente, di fronte a una moltitudine di sudditi ignoranti. Questa cosa è accaduta anche 2500 anni fa, quando una moltitudine di sudditi ignoranti, quasi schiavi possiamo definirli, cercò, che lottavano non per se stessi, per le loro famiglie, per i loro figli, per i loro diritti, ma lottavano solo per il loro dio re, che era Serse, i persiani, cercarono di invadere la civilissima Grecia e vennero affrontati da pochi cittadini però, che non lottavano per il loro dio re. Leonida non era un dio, Leonida era il loro re, era il primus inter pares, avrebbero detto i latini, il primo tra tutti uguali, e lottavano in realtà per che cosa? Per i loro diritti, per i loro figli, per le loro mogli, per la loro famiglia. Sappiamo tutti com'è andata, alle Termopili sono morti ma hanno vinto loro, e speriamo con l'aiuto di tutti, se riusciremo a essere tutti uniti anche in questo momento, un momento nel quale sinceramente non è più il momento delle grandi manifestazioni di piazza, quello è stato un momento, ci sarà ancora occasione per fare altre manifestazioni che sarà assolutamente importante, magari in campagna elettorale, ma in questo momento si è spostato in un altro campo, che è il campo giuridico, quello dei tribunali. Però dobbiamo continuare a rimanere uniti, perché se saremo uniti riusciremo a vincere. Volevo chiudere questo mio intervento, prima delle domande, facendo un riferimento a questi due grandi personaggi che ci hanno lasciato, tornando al discorso di prima dei grandi magistrati che hanno fatto l'Italia, e che speriamo che anche quelli attuali magistrati riescano
a seguire le loro orme. Volevo portare una frase di Paolo Borsellino: la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la partita in mano. Ricordiamocelo tutti, quando fra qualche mese finalmente, speriamo, torneremo a votare, perché ci dovremo ricordare tutti i nomi e i partiti uno per uno di quelli che hanno votato questo scempio, per non fare questo scempio. E la seconda frase invece è una frase che ho parafrasato da una grandissima frase che disse Paolo, che disse Giovanni Falcone: nel tentativo di chiudere qualche decina di bocche di medici onesti ne avete aperte 10 milioni. Grazie a tutti e adesso... Andiamo col jukebox. Intanto ne approfitto per bere. Sì, sì. Buonasera. Senti, io sono, ti do il tu, senti. Sono stata dal pediatra, mi ha prescritto tutti gli analisi anticorpali con l'esenzione 0,1 per il reddito, l'ho fatti, devo aspettare la risposta, mentre per tutti gli altri mi ha detto di sentire il dirigente dell'ASL. Sono andata, mi ha fatto vedere la circolare, ci è andato mio marito, gli ha detto: la circolare dice che io non te li posso prescrivere, che la legge, quella che tu dici, non c'ha senso, eccetera. Gli ho detto: se una circolare abolisce una legge, in Italia avevamo risolto metà dei problemi, gli ha risposto mio marito. E lui ha detto: allora, se vuoi per forza questi esami, me li fai, me li richiedi per raccomandata. Esattamente quello che abbiamo predisposto noi. Ai nostri associati abbiamo inviato, come avete visto prima, quei due elenchi di esami, quelli anticorpali e quelli di altro tipo. Quando il pediatra si dovesse opporre, abbiamo inviato già una bozza di raccomandata nella quale sono richiesti. Questo noi l'abbiamo già prescritto e l'abbiamo già inviato. Però no, con il pediatra, associati. Io parlo del dirigente ASL. Quella? Allora, innanzitutto il mio riferimento è il pediatra. Perché alla fine a me il certificato di esonero non me lo deve fare il dirigente ASL. A me questo scaricabarile non piace, ok? Il pediatra deve assumersi le sue responsabilità, perché il pediatra prende un sacco di soldi facendo il pediatra, bontà sua, no? E non è che noi si possa, come fanno molto spesso gli italiani, più di altri paesi, gli altri cittadini di altri paesi, prendere da una carica solo quello che ci fa comodo, solo gli onori, ma bypassare gli oneri. No, tu sei un pediatra, hai i tuoi 1500 mutuati, prendi quello che prendi, giustamente o meno, non lo so, aspetta a me dirlo, ma ti assumi anche le responsabilità del caso, perché alla fine chi dovrà prendere le decisioni, chi dovrà firmare o meno le sue decisioni. E quindi le ha raccomandata, io ho indicato anche eventualmente di mandarla anche al dirigente dell'ASL, ma questo è un altro discorso, ma è un problema loro. Cioè non deve essere la persona a richiedere, deve essere il pediatra che deve chiedere: ma tu, io ASL, lo posso fare? E a me sinceramente il fatto che quelli mi portino la circolare per me non ha alcun valore. La circolare è come all'interno di una linea gerarchica, no? Di una azienda, di una società, una qualsiasi pubblica amministrazione, c'è una linea gerarchica, uno sovraordinato all'altro. È come se il capo ufficio abbia dato un ordine a quello che sta sotto. È un problema interno loro, ma che non ha una efficace erga omnes, cioè nei confronti di tutti all'esterno della linea gerarchica. Quindi a me di quello che dice la circolare non me ne può fregare di meno. Però in questa raccomandata, quindi, che il dirigente tu me la mandi a me, mi ha dato proprio nome e cognome, cioè, per richiedere questi esami, io mandala la mando anche a lui. Però in realtà io la mando al pediatra, e il pediatra dovrebbe essere lui, perché noi non abbiamo, in teoria, non ci interfacciamo direttamente con l'ASL, però possiamo mandarla anche all'ASL, nessuno cerca di farlo. Però in teoria io la mando al pediatra, il pediatra prenderà quella raccomandata, la manderà al dirigente e dirà: che faccio? Vabbè, però il discorso è quello, che sia zuppo o bagnato, l'importante è che alla fine e questa faccia. Raccomandata può essere, la posso presentare alla scuola comunque, che io ho preso un contatto per, con l'ASL, sì. Per... secondo me sì, poi dovrà essere una scelta del dirigente, una scelta anche dell'ASL, però dato che alla fine non sarà tanto il dirigente quanto l'ASL a scegliere, allora l'ASL dovrebbe dire che il nostro percorso dal punto di vista non solo giuridico ma medico-scientifico è sbagliato. Vediamo, poi ci sarà un giudice che deciderà chi aveva ragione. Un'ultima domanda: se mi dovesse prescrivere, sono obbligata per legge a fargli tutti? No, perché se uno è intenzionato poi a vaccinare è giusto farli.
giusto, perché per precauzione voglio vedere. Ma allora, se uno già parte e dice io non voglio vaccinare, allora, vale la pena fare tutti quegli esami che comunque anche però, per il bambino. Ribadisco quello che ho detto prima. Secondo me la posizione è giusto che uno abbia già una posizione tendenzialmente preconcetta, spero non sia preconcetta, ma che derivi da un'informazione che ha mutuato in questi anni, no, in ordine ai rischi e i benefici delle vaccinazioni. E uno potrebbe anche non farli tutti, ma sinceramente, da padre, dico che è importante secondo me farli tutti, perché secondo me è importante per un genitore sapere veramente com'è lo stato delle condizioni di salute del proprio figlio, a prescindere dal problema legato alle vaccinazioni. Però non è che uno si alza la mattina e si mette a fare tutti questi esami così a prescindere, come avrebbe detto tutto. In questo caso però abbiamo una motivazione valida che ci consente di farli. Di farli tra l'altro anche a spese del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi ritengo che sia una cosa buona e giusta farli tutti quanti per avere un'idea complessiva dello stato del salute del bambino. Forse riusciamo anche con questa scusa dei vaccini anche a scoprire cose dei nostri figli che potranno essere utili per la loro salute futura. Qui c'è l'esenzione P03 comunque per questi esami. Per alcuni sì, c'era P03. Grazie. Avanti. L'unica cosa che vi chiedo, perché ho visto dalle altre serate, evitate di fare le stesse domande perché mi inalbero, no? Nel senso che mi è successo altre volte che quattro persone hanno fatto la stessa domanda e allora o non avevano sentito quello che chiedevo. Io capisco che uno arrivi qua già con le domande già in testa da farmi, però se l'hanno già fatte gli altri evitate, perché se no magari altri hanno domande interessanti, diverse da fare e non riescono a farle. Prego. Io ho tre domande. Che margine hanno i sindaci di non recepire la normativa? Perché allora, se andiamo a parlare con i sindaci, che cosa gli possiamo chiedere? Una. Due, questo benedetto consenso, siamo certi che ce lo devono chiedere per iscritto o anche solo a voce? Perché è molto ambigua questa cosa. Non è ambigua, vabbè. Eh no, è questo. E poi che cosa significa per la scuola la normativa della privacy? Cioè quando noi andiamo a verificare che loro abbiano una normativa per la privacy efficace, efficiente, puntuale, di fatto cosa devono fare? Allora andiamo con ordine, vai con la prima. La prima, qual era quella dei sindaci, i margini? Margini allora, di manovra del sindaco di non recepire o di recepire parzialmente allora, la normativa. Per quanto mi riguarda, e mi sono confrontato con avvocati, con colleghi, anche con docenti universitari che hanno una cattedra sulla tutela internazionale del fanciullo, che ho avuto il piacere che abbiano confermato quello che pensavo io, come ho detto in precedenza, ci sono normative internazionali, tipo quella, tipo la cosiddetta CRC, no? Ovvero sia la Convenzione Internazionale per la Tutela del Fanciullo, dei diritti del fanciullo, che come tutte le normative a livello internazionale che sono state recepite dal nostro ordinamento hanno un valore nell'ordine della cosiddetta gerarchia delle fonti a cui facevo riferimento prima, quella dove le circolari non sono praticamente comprese, tantomeno le direttive, le linee guida eccetera eccetera. Ebbene, in quella gerarchia delle fonti, le fonti di diritto internazionale sono praticamente quasi allo stesso livello di quelle costituzionali, appena appena un gradino sotto, quindi vengono molto prima delle leggi ordinarie. Conseguentemente, qualora una legge nazionale dovesse violare dei principi, in questo caso della Convenzione sui diritti del fanciullo, ma potrebbe essere la Convenzione di Oviedo come potrebbe, del 77 come altre, questa potrebbe essere automaticamente disapplicata dalle autorità dello Stato. Secondo me il sindaco è un'autorità dello Stato e potrebbe, secondo me, disapplicarla. Ora, io sono il primo a riconoscere che gli italiani purtroppo non hanno mai brillato per grandissimo spirito di corpo e per grande coraggio. Spero che ci sia qualche sindaco che possa rompere questo muro del silenzio e far capire che invece lui è disposto a disapplicare questa norma e possa fare da prestrada, da prepista per tanti altri suoi colleghi. Stesso discorso, secondo me, potrebbe essere in capo ai presidi. Però avranno il coraggio di farlo, l'importante è che noi gli si metta, come si dice, con le spalle al muro, cioè nel senso che noi si contesti loro, si informino innanzitutto loro che hanno determinate facoltà, una è questa, una è legata alla privacy, un'altra è legata al possibile incremento delle epidemie, una possibile recrudescenza di patologie che si potrà avere con l'aumento delle vaccinazioni con virus attenuato vivo, quindi ci sono una serie di motivi per cui dovrebbero alzare le orecchie e stare molto attenti e devono avere la certezza che, come ho detto prima, non c'è solo l'incudine dei ministeri da una parte, ma c'è anche il martello nostro. E quindi, dato che la mancata disapplicazione da parte di un'autorità dello Stato di una normativa
che sia in violazione di quella internazionale comporta automaticamente che quel soggetto diventa lui stesso un soggetto che ha violato la normativa internazionale, ecco che si ripercuote automaticamente anche su di loro il fatto di diventare inadempienti, dei violatori del diritto internazionale. E quindi vediamo se alla fine qualcuno pagherà, no? In questo paese dove non paga mai nessuno, speriamo che almeno a livello internazionale si possa pagare, qualcuno possa pagare. La seconda domanda, il consenso. Allora, il consenso.